Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 che iniziamo parlando di Rigopiano e andando in collegamento con Paolo Renzetti dal Tribunale di Pescara, dove questa mattina sono iniziati i 3 giorni di interrogatori per i 9 indagati da parte della Procura di Pescara che hanno chiesto di essere ascoltati dopo le richieste di rinvio a giudizio e anche quelle di archiviazione, tra cui ad esempio quella del presidente, l'ex presidente della Regione Luciano D'Alfonso. Ma andiamo a Pescara da Paolo Renzetti che ci racconta la mattinata. Buongiorno Paolo. Sì, grazie Alfredo, buongiorno dal Tribunale di Pescara, alle mie spalle l'ingresso della Procura della Repubblica dove in questo momento sono dinanzi al Procuratore Capo di Pescara Massimiliano Serpi e al suo vice Andrea Papalia, delle quattro persone che si sono presentate questa mattina qui in Tribunale. Si tratta di Paolo D'Incecco, dirigente della provincia di Pescara, e di Mauro Di Blasio, responsabile del settore viabilità sempre della provincia di Pescara. Sono in corso proprio in questi minuti, mentre stiamo andando in onda qui dalla Procura, i 2 interrogatori. Questa mattina invece c'è stato alle 9:15 l'interrogatorio di Bruno Di Tommaso, il gestore ed il rappresentante legale dell'hotel Rigopiano di Pescara, interrogatorio che è durato circa un'ora. Al termine dell'interrogatorio abbiamo avvicinato ai nostri microfoni l'avvocato di Bruno Di Tommaso, Sergio Della Rocca, che andiamo ad ascoltare. Ho reso l'interrogatorio, ho depositato una documentazione integrativa da sottoporre all'attenzione della Procura affinché possano approfondire alcune tematiche di contestazione al signor Di Tommaso. Ma quali esattamente? Una serie di attività svolte dalla direzione dell'albergo la mattina del 18 per disdire le prenotazioni che erano in corso. C'è un aspetto di carattere comportamentale dell'azienda rispetto a quelle giornate. Nel merito riteniamo che debbano essere un po' più prima esaminate dalla Procura che da altri soggetti. Riteniamo possano essere utili per, come dire, inquadrare ancora meglio la posizione di Tommaso. Abbiamo dato contezza di quella precisa, di quel preciso messaggio Facebook, e abbiamo dato anche contezza poi di quello che è stato il comportamento del giorno successivo, al 17, quindi del 18, prima della scossa del terremoto. Erano già state disdettate tutte quante le prenotazioni, insomma. Non potendo prevedere nessuno, insomma, quello che sarebbe successo. Parliamo delle nuove prenotazioni. Queste dunque le dichiarazioni del legale di Bruno Di Tommaso. Nel pomeriggio alle 15 sarà ascoltato l'ex presidente della provincia Antonio Di Marco. C'è stato un cambiamento proprio questa mattina per un impegno del legale di Di Marco, un cambiamento del calendario, perché in origine Di Marco doveva essere ascoltato alle 10:45, c'è stato questo slittamento proprio per impegni improrogabili del suo legale. Antonio Di Marco verrà ascoltato alle 15, sempre qui presso la Procura di Pescara, dal procuratore Massimiliano Serpi e dall'aggiunto Papalia. E Di Marco ha parlato proprio di questo interrogatorio che ci sarà tra poco, ieri sera, nel corso della convention che si è tenuta al Marina di Pescara per presentare il bilancio dei suoi 4 anni da presidente della provincia di Pescara. Di Marco, avvicinato dal nostro collega Stefano Recanati, andiamo ad ascoltare proprio le sue parole. L'appuntamento di oggi era programmato anzitempo e l'appuntamento di domani è stato invece a me comunicato i primi giorni di quest'anno, quindi le due cose non viaggiano insieme. Domani sarò ascoltato dai magistrati e farò il punto dell'attività svolta in quelle giornate e in quei momenti in particolare. Per quanto riguarda l'impegno odierno, lo vivo con piena soddisfazione perché so il lavoro che ho fatto insieme ai miei colleghi in provincia, ai consiglieri, al vicepresidente Sarra in quest'ultimo periodo e al vicepresidente Di Lorito nei primi 2 anni, e credo che abbiamo potuto
dimostrare che con l'impegno gratuito che abbiamo offerto a questa provincia ci sono state nuove strade aperte, nuove scuole ristrutturate e finanziamenti importanti. Parliamo di 55 milioni di finanziamenti per le strade in pancia alla provincia di Pescara che vanno soltanto appaltati e 35 milioni di euro per le scuole. Credo che questo sia il segno tangibile della soddisfazione mia, quale rappresentante della provincia di Pescara negli anni più difficili della storia delle province italiane. E queste le parole dell'ex presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco. Ai nostri microfoni, Di Marco tra qualche minuto arriverà qui in procura e verrà ascoltato intorno alle 15. Potrebbe esserci un leggero slittamento proprio perché sono in corso gli interrogatori di Paolo D'Incecco, dirigente della provincia, e di Mauro Di Blasio, responsabile del settore viabilità dello stesso ente. Questa è la prima giornata, come ricordavi anche giustamente tu da studio Alfredo, la prima giornata di interrogatori supplementari. Domani ci sarà la seconda giornata e ci saranno anche altri nomi eccellenti di questa inchiesta. Verranno ascoltati dai magistrati il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, poi ci sarà il geologo Luciano Sbaraglia, mentre l'ex sindaco Antonio De Vico, l'ex sindaco di Farindola, sarà ascoltato il 14 gennaio, dunque la prossima settimana. Giovedì ci sarà la terza giornata di interrogatori sempre qui in tribunale a Pescara, ma per quello che abbiamo saputo proprio pochi minuti fa era in calendario l'interrogatorio dell'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo, ex prefetto di Pescara che non si presenterà, ci saranno i suoi avvocati e dunque non ci sarà comunque l'ex prefetto, ci sarà invece il comandante della Polizia Provinciale Giulio Onorati e dunque si chiuderà giovedì questa tre giorni di interrogatori e poi la prossima settimana, come detto, si proseguirà con l'interrogatorio dell'ex sindaco di Farindola, Antonio De Vico. Sì, Alfredo. Tornando invece al discorso che riguarda l'ex presidente della provincia di Pescara Antonio Di Marco, interrogatorio importante non soltanto in chiave chiaramente della inchiesta in capo alla provincia di Pescara, insomma la procura indaga perché insomma, ci sarebbero stati dei ritardi nei soccorsi, lo sappiamo tutti, ma importante anche in chiave politica perché Di Marco è papabile candidato alla regione alle prossime elezioni. E anche dai chiarimenti che saprà fornire ai magistrati dipenderà il suo futuro, diciamo, prossimo in politica. È così, Paolo? Sì, è così, ne ha parlato anche ieri Di Marco proprio in questa convention, tra l'altro in una sala Daniele Becci del Marina di Pescara che era gremita. Proprio nelle prossime ore si deciderà un po' il destino politico di Antonio Di Marco, perché non è un mistero che la sua candidatura abbia suscitato qualche polemica e d'altronde anche la stampa ne ha parlato diverse volte nelle ultime ore di questa candidatura che, dicevo, è stato qualche polemica, però Di Marco è determinato ad andare avanti e probabilmente anche dall'interrogatorio di oggi potrebbe scaturire qualche notizia importante proprio sulla sua candidatura, sulla conferma della sua candidatura proprio alle regionali del prossimo 10 febbraio per quanto riguarda il Partito Democratico. Allora, grazie a Paolo Renzetti per questo aggiornamento dal Tribunale di Pescara. Chiaramente altre notizie con anche, speriamo, l'intervista dell'ex presidente Di Marco nei prossimi telegiornali a partire dalle 19. Grazie ancora a Paolo Renzetti e Loris Bennato dal Tribunale di Pescara. Noi andiamo avanti adesso con il nostro telegiornale. Parliamo di politica, abbiamo insomma lanciato il tema già nel collegamento con Paolo in precedenza, ma andiamo a vedere più da vicino la candidatura di Donato Di Matteo, che resta nel centrosinistra dopo le polemiche, l'uscita fragorosa dalla giunta D'Alfonso in polemica proprio con l'ex presidente di regione. Ora Di Matteo torna in corsa per le prossime regionali con la lista civica Abruzzo Insieme a sostegno della candidatura di Giovanni Legnini. Secondo Di Matteo, l'ex vicepresidente del CSM garantisce la necessaria discontinuità. Sentiamo il servizio di Ludovica Pelliccioni.
Il movimento civico Abruzzo Insieme, che fa capo all'ex assessore regionale Donato Di Matteo e che sosterrà il centrosinistra alle prossime elezioni regionali, spiega il motivo per cui ha deciso di appoggiare Giovanni Legnini. Da sempre ho detto che se il candidato è Legnini, che mi dà garanzie di discontinuità, di competenza e di capacità istituzionale, ho sempre detto che sono al suo fianco, non solo per il fatto che è un amico, ma perché mi garantisce una serie di certezze rispetto alla collegialità, alla discontinuità e al programma che si andrà a sviluppare. Per cui io non sono stato mai da un'altra parte, le condizioni sono state sempre queste. Se vince questa compagine è fatta da gente nuova, che non ha niente a che vedere con la storia passata e che sicuramente avrà, e questa è la garanzia, con un presidente che garante delle svolte, per cui da una prepotenza maggioritaria, anzi assolutistica, si passa a qualche persona che ha ancora qualche virus alla coccia, e sicuramente persone che avranno un ruolo marginale se i cittadini voteranno la nostra coalizione e voteranno uomini nuovi e discontinui. Abruzzo Insieme, questa lista civica rinnovata, capeggiata da Donato Di Matteo, consolida, amplia, rafforza questo profilo civico popolare della coalizione, che sarà espressione importante della società civile. Abbiamo chiesto al PD e alle altre forze di centrosinistra di far parte di questo progetto, di sostenere questo progetto, di rafforzare questo progetto, ma di non essere rappresentativi del baricentro del progetto. Lasciamo la politica adesso, passiamo alla cronaca. È stato scalpore e qualche sorriso ironico la vicenda del 55enne di Campotosto che, infuriato per il bancomat inghiottito al casello, ha tirato fuori una motosega. È stato processato per direttissima e rilasciato, ma per lui obbligo di firma e patente ritirata per un anno. Sentiamo Daniela Rosone. È stato rimesso in libertà ma sottoposto all'obbligo di firma l'uomo di Campotosto che al casello autostradale L'Aquila Ovest della A24 ha cercato di distruggere con una motosega che aveva in macchina la macchinetta per il pagamento del pedaggio dopo che il bancomat era rimasto dentro senza riuscire. L'uomo è accusato di minacce e danneggiamenti, gli sono stati confiscati l'automobile, la motosega ovviamente e anche la patente che gli è stata ritirata per un anno. Al giudice ai poliziotti l'uomo originario di Campotosto appunto ha spiegato di aver perso la testa per via del bancomat che era rimasto incastrato. Ha cercato di recuperarlo, si è giustificato usando la motosega, andata fuori uso visto che l'apparecchio è in ferro. Il 55enne però era in evidente stato di ebbrezza e ha dato in escandescenza al casello, tentando pure di colpire l'addetto che era nel gabbiotto e danneggiare il cancello della vicina sede della polizia. Una notizia che in città ha destato molto scalpore per le modalità e l'originalità, tant'è che molti hanno pure ironizzato sulla vicenda, con vignette sarcastiche che hanno imperversato sul web. Andiamo avanti, teppisti in azione alla scuola primaria Don Milani di Lanciano, sabotata la caldaia al rientro dalle festività natalizie. Rompono il vetro, tirano i fili e la caldaia si spegne. Il sabotaggio è servito alla scuola primaria Don Milani di Olmo di Riccio a Lanciano, dove i piccoli alunni sono tornati alla ripresa delle attività didattiche al termine delle festività natalizie. Amara sorpresa per le aule trovate al freddo, quando l'amministrazione comunale aveva rassicurato più volte durante gli ultimi giorni di vacanza che le 35 scuole della città sarebbero state tenute con gli impianti termici accesi fino alla ripresa delle lezioni. Chi poteva immaginare che qualcuno sarebbe andato a manomettere la caldaia di una scuola? Gli ultimi controlli, dichiara l'assessore all'istruzione Giacinto Verna, sono stati fatti in tutti i plessi scolastici di competenza comunale nella mattina di domenica 6 gennaio, proprio per assicurare il regolare svolgimento delle lezioni in un ambiente caldo, visto il gelo degli ultimi giorni. Trovato il guasto causato da mani dolose, i tecnici del comune sono intervenuti ed hanno sostituito l'interruttore danneggiato nella prima ora di lezione. Un problema di riscaldamento si è registrato anche alla primaria Rocco Caraba, ma qui nella notte è andata in blocco la caldaia, riferisce il vice sindaco, è bastato riattivare l'impianto.
Ancora una notizia di cronaca dall'area Frentana e da Lanciano, incidente stradale sulla circonvallazione di Lanciano questa mattina attorno alle 7, quando una donna a bordo della sua C2, la vedete nelle fotografie, ha perso il controllo del mezzo a causa del ghiaccio, l'utilitaria ha poi cappottato in mezzo alla carreggiata, incidente spaventoso che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. La strada tornata nella disponibilità dell'ANAS dalla provincia di Chieti a settembre scorso era priva del sale necessario a mitigare la formazione del ghiaccio, a metterlo al verbale. Infatti sono stati i carabinieri di Lanciano intervenuti per i rilievi. Oltre all'ambulanza del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre la malcapitata dall'auto. Il traffico è rimasto bloccato per circa un'ora e mezza. Andiamo avanti con il nostro giornale. La CISL torna sulla vertenza Santa Croce di Canistro e sulla nuova richiesta di un incontro pubblico con i candidati alla presidenza della Regione Abruzzo per comprendere quali siano le iniziative da mettere in campo per risolvere la situazione degli ex lavoratori. Vediamo il servizio di Infomedia News. Nuova sollecitazione da parte dei vertici FAI CISL al governo regionale per ottenere la convocazione di un tavolo sindacale e tornare a parlare della situazione degli ex dipendenti della Santa Croce. Una sollecitazione però caduta nel vuoto. Ma qual è ad oggi la situazione? Quella della FAI CISL Abruzzo Molise, più che una nuova sollecitazione all'attuale governo regionale che è in uscita e sul quale non riponiamo più molta fiducia per risolvere il problema, è l'invito ai candidati presidenti alle prossime tornate elettorali a sentirci, a convocarci per affrontare la questione, perché riteniamo che adesso la vertenza debba trasferirsi presso altri tavoli. Questa vertenza è una vertenza anomala, non deriva da una crisi economica, ma da un'incapacità delle istituzioni a dare risposte. Qui non c'è una carenza di materia prima, non c'è un problema di mercato, non c'è un problema di brand, tutt'altro. C'è un problema di non essere capaci di attivare la macchina burocratica, la macchina amministrativa nei tempi di cui c'è bisogno. Ecco perché ben due bandi per la individuazione del nuovo concessionario sono caduti nel vuoto, non hanno prodotto effetti, ecco perché oltre 70 lavoratori sono senza lavoro. Siccome noi sentiamo il peso della responsabilità di questi lavoratori, riteniamo di dover incalzare, riteniamo che sia nostro dovere continuare a sollecitare, a denunciare, ad invocare che la politica assuma gli impegni e soprattutto mantenga le promesse che nel tempo ha fatto a questi lavoratori. Salta il tavolo al Ministero dell'Ambiente con le associazioni del coordinamento nazionale NOTRIV dopo le ultime concessioni rilasciate a sorpresa dal MISE il 31 di dicembre e che tante polemiche hanno suscitato. Doccia fredda per gli attivisti che anche dall'Abruzzo scrivono al Ministro Costa. Da sostenitori del referendum no trivelle al rilascio di concessioni in mare con Airgun, storia di un cambiamento nel breve passaggio dall'opposizione al governo per i 5 Stelle che fa saltare il tavolo romano convocato in tempi rapidi. Una lettera al ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, per manifestare tutto lo sconcerto delle associazioni che fanno capo al coordinamento nazionale NOTRIV. Così non va, dicono anche gli attivisti abruzzesi, protagonisti di una battaglia storica che sfociò nell'atto corale della manifestazione ombrina di Lanciano. Alba Brighella, di Nuovo Senso Civico, riferisce della telefonata ricevuta dalla segreteria del ministro. Sì, lo sconcerto è stato manifestato subito attraverso una lettera inviata oggi al ministro Costa, che ci aveva convocati per aprire un tavolo sulla questione appunto della petrolizzazione, una lettera nella quale abbiamo rappresentato tutta la nostra disapprovazione per come la questione della petrolizzazione ad oggi è stata affrontata in 6 mesi di governo il ministro abbiamo avuto poi in realtà
una telefonata dalla sua segreteria, ha manifestato anche lui la volontà di invece intraprendere un percorso di confronto. Per quello che nelle nostre possibilità abbiamo sottolineato come in realtà è gravissimo il fatto che al di là delle competenze del Ministero dell'Ambiente c'è un problema all'interno del MISE e in particolare all'interno di un ufficio particolare che si occupa appunto delle attività estrattive, che è l'UNBIG. È lì che bisogna intervenire, ma attraverso provvedimenti legislativi. Questo è l'elemento fondamentale ed è su questo che il governo, se vuole, deve lavorare. E continua il gelo in Abruzzo, soprattutto in provincia dell'Aquila, con il picco di 21,3 gradi sotto lo zero registrato a Piani di Pezza, a 1450 metri di quota. E quanto emerge dalle rilevazioni della rete meteo dell'Associazione Meteorologica Caput Frigoris, le temperature nell'Aquilano sono precipitate ovunque, con quasi tutte le minime registrate nella notte sotto lo zero. Tra le città più fredde, Navelli meno 13,2 gradi, L'Aquila meno 12,7, Luco dei Marsi meno 12,4, Avezzano meno 10,2, Tagliacozzo meno 8,4 e Capestrano meno 7,1. Oltre 1000 metri di quota sono da segnalare i meno 20 dell'altopiano delle 5 miglia e i meno 17 di Roccaraso. E proprio a Roccaraso andiamo adesso per una curiosità, l'incursione che ormai è virale sui social di Checco Zalone. Possiamo ascoltarlo. Nel senso che fa più freddo a Roccaraso che al Polo Nord, quindi questo più che un saluto è un addio, non vedo mai più. No, no, mai no, più. No, no, non te la butto, sul Mona, no, 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 a Roccaraso, no, la bufera, andate a fanculo, no, la Bruzzo, no, Molise, no, e tu, no, a Cortina, uno come me, è da Cortina, no, bloccato nella neve e soccorso in maniera così fulminea dal sindaco di Roccaraso che si è preso una mazzetta, onestamente. Bella. 1000 euro, cioè una produzione conveniente. Qui a Roccaraso perché li trattano bene, si mangia bene, si gela bene, che altro possiamo dire? Siamo orgogliosi di averti qua. Grazie, grazie. Ti vogliamo bene e come ti avevo detto in precedenza, Roccaraso è casa tua e averti qua, ripeto, è un grosso onore, un grande onore per tutti noi. Esilarante come sempre Checco Zalone con le sue battute dissacranti. Ma andiamo avanti adesso con il nostro telegiornale e ci spostiamo a Teramo per i saldi. Soddisfatti i commercianti del centro storico per l'avvio degli sconti, che sembra già essere positivo come il bilancio delle feste appena passate. Nel frattempo in città si sta smontando tutto l'apparato delle luminarie e degli addobbi natalizi con grande nostalgia. Ce la racconta Tania Bonici Castelli. Passate le feste natalizie a Teramo si comincia a smontare tutto, luminarie, decorazioni, boschi incantati. È un po' triste, ma ci si consola con le cifre inedite di visitatori e affari, soprattutto in centro storico. Una buona ripresa economica e morale, inseguita e mai raggiunta fino a quest'anno, che ha visto i commercianti teramani in prima fila con il consorzio Shopping in Teramo Centro organizzare in sinergia con il comune il nuovo Natale. Sicuramente è stato un Natale diverso dagli altri Natali, ripeto, c'è stata tanta gente in giro, di fuori parecchie persone che ci sono venute a trovare, anche magari non per forza hanno acquistato, però sicuramente si è rivisto tanto passeggio per Teramo che non si vedeva da tempo. I saldi come stanno andando? La partenza è stata buona. Posso sembrare estremamente ottimista in questa cosa, però in realtà è così. La partenza è stata buona, devo dire i primi giorni sono andati bene, poi chiaramente è fisiologico, adesso ci sarà un calo per forza, però devo dire i primi tre giorni il bilancio è positivo. Ecco. E intanto da due giorni in città sono iniziati i saldi. Sarà l'effetto positivo di trascinamento del Natale e Capodanno teramano, ma anche questi sembrano essere partiti con il piede giusto. Quest'anno davvero abbiamo avuto un Natale diverso un po' dai precedenti. Per quello che riguarda un po' il consuntivo, siamo soddisfatti perché tanta gente quest'anno è tornata finalmente a Teramo e questo ha portato un movimento e anche un po' di economia. Per quanto riguarda poi invece, diciamo, il fatto di tornare ad avere una Teramo brillante,
sarà una programmazione che dovrà essere fatta senz'altro con il Comune. C'è questa idea di organizzare un tavolo di lavoro proprio per programmare tutto l'anno queste iniziative, perché da questo davvero bisogna come ricominciare sia per terra ma un po' per tutti quanti. I saldi come vanno? Siamo soddisfatti dalla partenza, perché bisogna anche sottolineare che c'è un'offerta bella e importante sia in termini merceologici ma anche in termini di sconti, quindi questi primi due giorni siamo ottimisti. Certo, devono continuare su questa onda. Siamo come in attesa di avere dei riscontri positivi anche da parte degli altri colleghi. E adesso apriamo la pagina dello sport, lo facciamo parlando di Serie B e del Pescara, ripresa degli allenamenti oggi per il Delfino. Dopo una decina di giorni di vacanze, i calciatori biancazzurri tornano a sudare agli ordini del tecnico Pillon per preparare la seconda parte di stagione e in particolare la prima uscita dell'anno domenica 20 contro la Cremonese. Intanto entra nel pieno anche la sessione invernale di mercato. Ieri sera il presidente Daniele Sebastiani, intervenuto al telefono alla trasmissione Replay di Enrico Rocchi, ha fatto il punto della situazione sulle dinamiche del mercato del Pescara. Sentiamo. È evidente che ci sono dei giocatori che devono uscire perché non sono stati impiegati, mi riferisco a Fornasier soprattutto, a Cocco che è in scadenza, lo stesso ragazzino Scalera che non è stato impiegato per niente e che credo andrà a San Benedetto nei prossimi giorni. Detto questo, poi alla fine devi ragionare un po' su quelli che sono i piccoli mali di pancia, perché comunque ci sono, perché è chiaro che sono tutti giovani, noi abbiamo tanti giovani bravi, è evidente che chi non trova spazio vorrebbe avere un po' di più di spazio e reclama magari qualcosa in più. Però io credo che questi ragazzi devono avere un po' di pazienza, perché secondo me troveranno lo spazio giusto per mettersi in evidenza e la cosa importante è farsi trovare pronti quando verranno chiamati. Perché poi oggi noi andare a togliere uno di quelli che abbiamo per andare a prendere un altro che magari non ha giocato, non lo conosciamo, e secondo me rischiamo solamente di fare dei danni. Noi sicuramente dobbiamo intervenire là davanti, perché comunque sia, se esce Cocco una punta la dobbiamo prendere. E sugli esterni credo che il mister sia abbondantemente soddisfatto dei quattro che ha, adesso rientra anche Capone. A centrocampo credo che insomma questa squadra tutto si può dire, meno che ha bisogno di lavorare sul centrocampo. Se è chiaro che se uscirà una pedina probabilmente la sostituiremo. Là dietro credo che insomma per numero, se esce Fornasier, andiamo a prendere un giovane bravo che all'occorrenza possa giocare, perché con Gravioni di oggi, Scognamiglio, Campagnaro, lo stesso Perrotta e all'occorrenza anche Ciofani che in qualche caso ci ha giocato, andare a prendere un profilo alto nella difesa significa bocciare quelli che hai, che secondo me a mio avviso hanno fatto molto bene. Se dovesse andare via Risalde, magari trovare un giocatore da affiancare a Cristiano Del Grosso, che sta facendo un campionato a mio avviso straordinario. Andiamo adesso in Serie C, clamorosa svolta nella trattativa Costantino Teramo. Il centravanti infatti nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore del diavolo, con un'operazione molto simile a quella che qualche anno fa portò Donnarumma in biancorosso. Il Pescara lo prenderà e lo girerà per 2 anni e mezzo al club del patron Campitelli. Sentiamo Jacopo Forcella. Costantino Nuovo Donnarumma, a giudicare dalla svolta clamorosa di questa mattina, almeno dal punto di vista contrattuale, parrebbe di sì. La questione legata al centravanti infatti sembra assomigliare sempre di più ad una telenovela. Questo perché, dopo essere tornato al Sud Tirol, la punta pinetese potrebbe clamorosamente vestire la maglia del Teramo, transitando però dal Pescara, che come fatto anni fa per la punta del Brescia lo girerebbe in biancorosso per i prossimi 2 anni e mezzo. La svolta nella serata di ieri è la strada che questa mattina sembra spianata, dopo che le chance di vederlo col diavolo erano ridotte praticamente allo zero. Costantino pareva indirizzato alla Triestina e non è detto che la pista alla bardata sia sfumata del tutto, ma nelle ultime ore ci sarebbe stato il cambio di rotta.
In sinergia col Delfino, il Teramo dunque porterebbe a casa l'obiettivo numero uno per l'attacco. E Costantino potrebbe raggiungere l'Abruzzo già nella serata di oggi, quando il Teramo avrà terminato la sua prima giornata di lavoro dopo la pausa post-natalizia. Dall'amarezza dunque della tifoseria biancorossa potrebbe tornare il sereno, anche considerando il fatto che un vero e proprio piano B non c'era ancora. Bianchimano rimane complicato considerando le richieste, l'ultima delle quali quella della San Benedettese. La regina lo rivorrebbe e tante altre sono le pretendenti ai gol dell'attaccante. Mentre Costantino potrebbe diventare già domani ufficialmente il rinforzo che serviva al Diavolo per una seconda parte di stagione che a Genoa e Maurizi spera sia positiva e condita da quei gol che finora sono mancati per fare il vero e proprio salto di qualità. Lasciamo il calcio a 11 per parlare di futsal. L'Atletico San Buceto si è aggiudicata la Coppa regionale di calcio a 5 battendo 6-3 la Free Time L'Aquila al culmine di una finale avvincente che si è disputata al Palarigopiano di Pescara. Ascoltiamo uno dei due giocatori più rappresentativi della squadra vittoriosa, Peppe Repetto. Sì, un altro successo, questo veramente secondo me stupendo, perché è un gruppo, questo ci tengo a dire, di ragazzi favolosi. Forse in vita mia non ho mai giocato con dei ragazzi del genere, fantastici. Tra l'altro in settimana avevamo avuto la perdita del papà di Simone Di Martino, che oggi, nonostante ieri ci fosse stato il funerale, è venuto a giocare questa finale e ci ha trascinato la vittoria. Questo lutto ci ha dato quelle forze, l'ho detto anche prima, per giocare una finale con tante defezioni anche da parte loro, perché poi quando arrivi a giocare tre partite di fila fra squalificati e infortunati sono tanti i giocatori che mancano, e come dicevo poc'anzi è una partita, che la finale, che non si gioca di fioretto ma si gioca di cattiveria agonistica, di guerra agonistica ovviamente leale. Abbiamo vinto e credo che il San Buceto l'ha meritato sul campo. Un primo tempo molto equilibrato e giocato anche a grandi ritmi, poi nel secondo inevitabilmente qualcosa è sceso nel ritmo, nell'intensità di gioco, e avete preso il largo. Sì, diciamo che il primo tempo loro veramente hanno cominciato forte, ripartivano in contropiede velocemente, ci hanno fatto tre gol che noi siamo riusciti sempre a pareggiare e poi andare in vantaggio fino al primo tempo. Fino al primo tempo siamo detti con i ragazzi di cercare di girare più la palla, abbassare anche un po' i ritmi, perché stando a quei ritmi diventava pericoloso. L'abbiamo abbassato un po', l'abbiamo fatto bene, siamo stati micidiali nel calcio piazzato a trovare il 5-3 su schema di calcio d'angolo, e poi da lì loro hanno messo il portiere di movimento e l'abbiamo difeso abbastanza bene perché non hanno avuto grandi occasioni. Però complimenti all'Aquila, perché non è un caso che sia stato fino a 2 settimane fa primo in classifica, è una squadra forte. È davvero tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che se volete trovate on demand i nostri servizi sul sito www.tv6.it e sul nostro canale YouTube. Prossimo appuntamento con il TG6 alle ore 19. Grazie.